ANSA Voice. Anche le industrie di largo consumo ci stanno. Dopo mesi di trattativa c'è il loro sì al patto sul trimestre antinflazione, per offrire a prezzi calmierati e ribassati una serie di prodotti del carrello della spesa. Si parte il 1 ottobre e si arriva al 31 dicembre. Si sono così riuniti i fronti della produzione e quella del commercio che firmeranno il protocollo vero e proprio. Il paniere tricolore sarà davvero tale, tutti insieme, uniti e in campo, ha affermato il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, definendo l'iniziativa il colpo definitivo contro l'inflazione. Le organizzazioni hanno presentato una lettera di intenti che è stata accolta dal ministro. La lettera le impegna, tra l'altro, a chiedere alle proprie associate di valutare, nel rispetto della libera concorrenza e della strategia di ciascuna e su base volontaria, di sviluppare iniziative di politica commerciale tese a contrastare l'inflazione sui prodotti individuati. Anche le associazioni dell'artigianato, Confartigianato, CNA e Casartigiani, hanno ribadito il loro impegno contro il caro prezzi in una lettera al ministro. Tutt'altra lettera è stata inviata dalle associazioni dei consumatori che partecipano alla commissione di allerta rapida sui prezzi al sottosegretario Massimo Bitonci. Chiedono una riunione urgente del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e lamentano di non essere state coinvolte sul patto. Chiedono infatti che il suo andamento sia monitorato da osservatori territoriali e che siano adottate misure strutturali sul caro vita. Il tempo intanto stringe. Ci sono poco più di 20 giorni per definire le iniziative promozionali che possono essere adottate in modalità flessibile dalle imprese che entro il 23 settembre dovranno comunicare al MIMIT. Le modalità di adesione saranno flessibili purché possono essere sintetizzate sotto l'egida dell'iniziativa del trimestre antinflazione. Vedranno ad esempio l'applicazione di prezzi fissi oppure attività promozionali su specifici prodotti, iniziative sulla gamma di altri prodotti a marchio, per esempio i cosiddetti private label, o l'individuazione di carrelli scontati a prezzo unico. Le aziende si impegnano a garantire la continuità dell'iniziativa per i prodotti selezionati in tutto il periodo dell'operazione commerciale e a sostituire il prodotto con un altro appartenente alla stessa categoria se questo non è più disponibile. I negozi che aderiranno all'iniziativa saranno riconoscibili con un bollino che potranno esporre in vetrina con il logo tricolore del governo, che riprende i colori della bandiera italiana con la scritta «Trimestre antinflazione». Un elenco degli operatori, infine, sarà anche pubblicato sul sito del MIMIT e costituirà un tavolo permanente per affrontare i problemi specifici del settore della distribuzione moderna e del commercio tradizionale.